Buonasera e bentrovato a tutti i nostri amici telespettatori. È di nuovo giovedì, un nuovo appuntamento con la cultura, con la nostra rubrica Oltre la storia, nona puntata della nostra fortunata quinta stagione. Chi era Gesù storico? Un profilo di umanità su una delle figure più importanti della storia, non soltanto della storia del cristianesimo, ma anche della storia della umanità. Lo leggeremo, cercheremo di accostarci all'immagine storica, al profilo storico di Gesù, nelle parole, negli studi e nella conversazione di questa sera con Francesco Esposito. Ma restate con noi, ne parleremo subito dopo la sigla. Rieccoci in studio, vive a Lamezia Terme, classe 1986, due lauree magistrali, una in scienze filosofiche e l'altra in filologia moderna. Ha conseguito anche un master in editoria digitale. Il suo principale interesse si basa su un approfondimento personale, su anni di ricerche e di studio dedicati al cristianesimo primitivo e preconciliare, presentando anche una tesi magistrale sul De cultu feminarum di Tertulliano e la figura femminile nel cristianesimo patristico e nella società romana. E questo è il profilo del nostro ospite di questa sera, Francesco Esposito. Buonasera e bentrovato dagli studi di TV City. Buonasera a voi, grazie. Grazie di aver accolto il nostro invito, grazie di essere insieme a noi di quest'ora che dedicherai ai nostri amici telespettatori. Buonasera Edoardo, il mio co-navigator, pronto per questa nuova interessantissima puntata che già dalle prime battute si presenta particolarmente suggestiva. Sì, esattamente, Salvatore. Buonasera a tutti e buonasera anche al nostro ospite Francesco. Un fil rouge che unisce Francesco alla nostra tradizione, diciamo, editoriale, al nostro appuntamento settimanale, il fatto che tra le sue diverse pubblicazioni ha all'attivo cinque libri dedicati alla cristianità, ma uno di questi è stato scritto anche a quattro mani con un nostro pregevole ospite che abbiamo avuto modo di ascoltare nelle stagioni precedenti, Mauro Biglino. E allora, Edoardo, a te il nostro ospite per l'introduzione e la prima domanda di rito. Eccoci qua. Allora, io qui ho un libro di Francesco Esposito, Il Cristo è legittimo, di un editore. Io seguo in particolare a Francesco da un po' di tempo perché sono un appassionato di questa materia e quindi la seguo con interesse. Però per fare la domanda a Francesco iniziale, che poi è quella della presentazione della puntata di stasera, chi era Gesù, volevo fare giusto una premessa, perché noi stasera cercheremo di non affrontare discorsi di fede, non vogliamo in nessun modo creare una discussione su quelle che sono le prerogative di un Le cristiano verità di cattolico. Noi fede. stasera parleremo, esattamente, noi parleremo di storia, parleremo di personaggi storici, di fatti storici realmente accaduti. E quindi su questo volevo fare la prima domanda a Francesco, perché noi dobbiamo distinguere il Gesù storico, quindi l'essere umano realmente esistito, e il Gesù Cristo, il Cristo storico, che è la parte divina che è stata costruita o stata realizzata, è stata sviluppata seguendo quelle che sono state la vita di Gesù storico. Ecco, raccontaci chi era Gesù storico, cosa ha fatto di così importante da poi essere ricordato nel corso dei secoli e soprattutto dai suoi primi seguaci. Allora, intanto grazie di nuovo per avermi invitato. E la tua premessa, Edoardo, è secondo me legittima e giusta. Ed è una premessa che faccio anche nel mio primissimo libro, Il Cristianesimo e le menzioni di San Paolo, affermando che non voglio assolutamente mettere in discussione la fede delle persone, assolutamente no, anche perché bisogna secondo me scindere
l'indagine storica da quella che poi è la convinzione fideistica che è legittimamente poi fa star bene una persona, la rende felice nella sua vita, quindi non vado certamente a contestare o a far altro, ecco, sulla fede delle persone. E fatto anche un'altra discriminante importante, cioè il fatto che, secondo me, quando ci si approccia, secondo un'indagine storica, a questi testi, quindi principalmente al Nuovo Testamento e ai Vangeli soprattutto, bisogna scindere la figura del possibile Gesù storico, e quando dico possibile poi cercherò di giustificare questo possibile, e dal Gesù di carta, quindi dal chiaro Gesù dei Vangeli. Perché dico possibile Gesù storico? Perché chi si approccia a livello storico, quindi chi comincia a fare un'indagine storica, chi studia poi storia del cristianesimo dal punto di vista storico e non fideistico, deve partire da un presupposto che non deve certamente spaventarlo, ma che è un presupposto oggettivo purtroppo, cioè che noi non abbiamo prove storiche certe sull'esistenza di Gesù, cioè abbiamo delle prove indiziarie, e nonostante vi siano tantissime fonti che parlano di Gesù, alcune di queste sono fonti interessate, ma su cui comunque si può molto discutere a livello prettamente storico, e ci sono poi fonti invece non interessate, che sono quelle fonti non cristiane, su cui però purtroppo o non si parla esplicitamente di Gesù, basti pensare a Svetonio, basti pensare a Tacito, cioè dove si parla soltanto del Cristo in generale, o altre fonti come quelle di Giuseppe Flavio, come per esempio nelle antichità giudaiche, il famoso testimonium flavianum, no? La testimonianza di Giuseppe Flavio su Gesù, dove però purtroppo, ahimè, ancora oggi vi sono tantissime criticità. E quali sono queste criticità? C'è questo passaggio in cui si parla esplicitamente di Gesù nelle antichità giudaiche, e quello che dicono ormai tutti gli studiosi è un passo chiaramente interpolato, cioè quindi ci sono stati dei rimaneggiamenti cristiani su questo passo. Poi le posizioni su questo passo, e parlo di puro livello accademico, quindi di studiosi accademici, non di studiosi alternativi, ecco, le posizioni sono tre. Chi dice che il passo è invece totalmente genuino, qui però siamo nell'aspetto puramente apologetico cristiano, ahimè, quindi confessionale. Poi chi afferma, e qua siamo nel puro campo miticista, e poi magari possiamo pochino scoprire chi sono questi miticisti, che affermano invece, no, il passo è completamente inventato, nell'originale Giuseppe Flavio non è presente un passo del genere, e chi invece, e questa è anche la mia posizione, si mette nel mezzo, cioè riconosce alcune interpolazioni chiarissime, oggettive, all'interno del passo di Giuseppe Flavio, ma allo stesso tempo afferma che il nucleo originario, quindi quello genuino, che era presente quindi nelle prime stesure delle antichità giudaiche, invece si parlava di Gesù, ma non si parla di Gesù in maniera, ecco, così cristiana. Quindi quando si dice, per esempio, ecco, vi era un uomo a quei tempi, nome Gesù, ma in realtà non era un uomo in quanto egli era il Cristo. Questa è una chiara confessione cristiana, una chiara interpolazione, ma ce ne sono molte altre in quel passo. E quindi, proprio per questo motivo, proprio perché ci sono queste interpolazioni, queste diciamo così, questi rimaneggiamenti, allora è giusto dire che prove storiche certe non ce ne sono. Però dicevo, ecco, vado a conclusione, ci sono delle prove indiziarie. Prove indiziarie che ci dicono, a mio onestissimo parere, che Gesù era un messia, era consigliato messia da tutte le fonti, quindi fonti cristiane e fonti non cristiane, ed era un personaggio perfettamente calato all'interno di quel ebraismo del tempo, quindi era un messia completamente ebraico, condannato alla crocifissione. Quindi se noi mettiamo già insieme questi due elementi chiari, certi, che mettono insieme e che mettono d'accordo tutte le fonti, allora lì possiamo già tracciare un quadro specifico sul possibile Gesù storico, ma magari poi ci arriveremo più in là. Ecco, Francesco, riprendendo un po' il discorso che tu hai fatto in questa fase introduttiva, dici giustamente, per esempio, nelle fonti latine di Svetonio e Tacito, citi questi autori, non si parla di un Gesù, ma si parla del Cristo, e si fa riferimento al Cristo. Allora, partiamo innanzitutto da questo assunto di base. Allora, qual è la differenza tra il Gesù e il Cristo, e perché si identifica Gesù con Cristo? Cioè, si tratta di come nel Cristo va letto un appellativo, o nel Cristo va letto un'ulteriore identità di Gesù?
Allora, il Cristo, quindi la parola greca Christos, deriva dall'ebraico Mashiach, cioè quindi quello che noi diciamo oggi Messia. Non è quindi un'invenzione cristiana, il Messia era appunto una figura preponderante, importante all'interno dell'ebraismo del tempo, perché? Perché era quel liberatore che tutti attendevano, ma era un liberatore destinato soltanto ed esclusivamente per Israele, tant'è che in alcuni passaggi, per esempio nel Vangelo di Matteo, Gesù dice chiarissimamente: non sono stato mandato se non alle pecore perdute della casa di Israele. È addirittura anche uno dei più importanti, se non il più importante, teologo del Novecento, che è Rudolf Bultmann, e afferma chiarissimamente come nel messaggio originario di Gesù non vi fosse un messaggio di tipo universalista, ma appunto destinato soltanto agli ebrei. Quindi ci rifacciamo sempre a quel concetto di messia ebraico che aveva un messaggio destinato soltanto a quel popolo, esclusivamente a quel popolo. Poi cosa è successo? Che con l'avvento di Paolo di Tarso, e questo lo scrivo per esempio nel mio primo libro, Il cristianesimo in menzione di San Paolo, con l'avvento di Paolo di Tarso, ecco che l'appellativo di Cristo, quindi quel Christos, inizia ad avere una valenza esclusiva in Paolo, che poi ha attecchito nel futuro cristianesimo, dove, ecco, quel Cristo non è più un semplice appellativo, riferendosi quindi a una figura importante, ma a secondo nome di Gesù. Quindi Gesù oramai era identificato con o Gesù Cristo, o addirittura, ecco, come nelle fonti di Tacito Svetonio, semplicemente come il Cristo. C'era riconosciuto così oramai dai cristiani, ma da quei cristiani di matrice pagana o gentile, che non avevano più niente a che fare con quell'ebraismo che stavano sempre di più abbandonando quel recinto ebraico, invece, di cui faceva parte Gesù e di cui facevano parte i suoi più diretti seguaci. Grazie Francesco, avevamo una domanda, leggevo dalla regia, ci scrive Alessandro, buonasera Alessandro, perché Emanuele? Ovviamente riferendosi ad un appellativo di Gesù ed Emanuele è parola tipicamente ebraica. A Sì. te Francesco. Emanuele deriva appunto dall'ebraico, sono diverse parole, c'è cioè Immanuel, cioè Dio è con noi, e si rifà a quella famosa profezia presente nell'Antico Testamento, associabile anche a Isaia, secondo cui appunto che la Vergine concepirà, eccetera, eccetera, e si associa a questo appellativo di questo nome, questo Immanuel, quindi questo Emanuele, citato anche nel Vangelo di Matteo. Peccato che poi, stranamente, non associno questo nome a Gesù, ma anzi verrà dato il nome di Yeshua, cioè Dio salva, derivante invece da Yahweh, ecco, non da El, a differenza di Emanuele, quindi Emanuele. Questo cambio non lo si comprende, o meglio, lo si comprende alla luce sempre dell'invenzione cristiana, cioè dell'invenzione voluta dall'autore del Vangelo di Matteo, che ha voluto associare in maniera impropria una profezia di Isaia destinata però a tutt'altro periodo storico. Ci troviamo quindi nel periodo dell'esilio babilonese o post-esilico, subito dopo l'esilio, e in cui si aspettava questo grande liberatore che non era certamente Gesù. Quindi, come dicono oramai tutti i commentatori, quindi accademici, quel passo di Isaia è stato inserito a forza all'interno del Vangelo di Matteo, tant'è che soltanto Matteo lo cita, quindi Marco, Luca e Giovanni neanche lo conoscono questa profezia, ed era una delle tante reinterpretazioni di mano cristiana che sono state inserite poi nei Vangeli. Grazie Francesco. Mi dicono dalla regia c'è ancora un'altra domanda. Ci scrive Maurizio De Rosa. Buonasera Maurizio. Una mia nota. Alla fine dei fatti conosciuti non possiamo fare altro che ipotesi prettamente solo umane. Sono d'accordo pienamente di non intaccare la sensibilità di chi vive la fede. Grazie Maurizio. A te Francesco. No, sono assolutamente d'accordo. Infatti, io sia nei miei libri, sia nei miei vari video di approfondimento che sono su YouTube, sul mio canale Francesco Esposito, io faccio sempre, quando bisogna farla, questa precisazione: un conto sono le verità di fede che fanno star bene una persona. Quindi, se una persona crede in maniera convinta, in maniera genuina, che la Bibbia è stata scritta, ispirata da Dio, giusto che continui a crederlo. Poi, se però bisogna analizzare il tutto da un punto di vista di pura indagine storica,
che non dimentichiamoci che l'indagine storica deve essere laica, anzi, come dico sempre, la più asettica e neutrale possibile, quindi al di fuori di ogni, utilizzo forse un termine improprio, forse troppo forte, fuori da ogni tifoserie varie, che siano sia confessionali che non confessionali, sia chiaro, ecco, l'indagine storica deve mantenere questo carattere asettico neutrale. Quindi sono perfettamente d'accordo, assolutamente. Edoardo. Francesco, noi conosciamo praticamente della storia di Gesù praticamente tutto. Sappiamo fin da ancora che dovesse nascere la storia pregressa dalla nonna, dalla mamma, tutta la storia della mamma, perché sono subentrati, oltre ai Vangeli canonici, anche altre forme di letteratura che era parallela a quella del Vangelo canonico, attraverso i Vangeli gnostici, attraverso i Vangeli apocrifi in generale. Ecco, di queste miriadi di testi che noi abbiamo come riferimento, da una parte la Chiesa Cattolica dice di non credere perché non sono quelli là ufficiali canonici, dall'altra invece, quando deve raccontare di fatti o comunque di tradizioni attribuite a Gesù, va a pescare proprio da questi testi. Ecco, perché secondo te avviene questa mescolanza tra testi non canonici e testi canonici? Quello che io ho definito, per esempio, nel mio libro Il Fisi Legittimo, e anche qui, piccola parentesi, il libro Il Fisi Legittimo non vuole essere certamente un voler denigrare la fede delle persone o avere una posizione anticlericale o anticristiana. Cioè, ho motivato il mio titolo Il Fisi Legittimo nel mio libro, poi casomai ne possiamo anche parlare dopo. Però dicevo, nel mio libro Il Fisi Legittimo ho proprio spiegato questa cosa parlandone come una sorta di dogmatismo selettivo, cioè prendere ciò che più aggrada al cristianesimo anche da fonti che poi vengono considerate fonti apocrife o più avanti, quindi dal terzo secolo in poi, come fonti eretiche. Ed è una cosa, per esempio, che accomuna molti scrittori cristiani, come per esempio, e siamo nel campo dell'apologetica cristiana antica, uno scrittore come Giustino Martire, che scrive nella metà del secondo secolo, così come il suo discepolo Tazziano, che scrive attorno al 170-180, così come farà anche Ireneo di Lione, il primo eresiologo della storia della Chiesa, cioè coloro che affermano che tutto ciò che è di buono è possibile prendere dal mondo cosiddetto pagano, dal mondo eretico, ecco, in questo caso fa parte dei cristiani. Ecco, nel caso della tradizione, per esempio, ellenistica, la tradizione, per esempio, filosofica e della tradizione ebraica, tutto ciò che faceva parte di quella cultura e che per quegli autori cristiani era buono, era quindi utile, funzionale alla loro dottrina, loro lo dicevano chiarissimamente, è nostro, fa parte dei cristiani. Tutto ciò che invece non è buono, che noi non consideriamo buono, allora fa parte di quel mondo eretico che noi invece tentiamo di rifuggire. Io qui, per esempio, ho sintetizzato in questo specchietto un po' quelle che sono queste fonti extra bibliche, extra Vangelo, che si dividono in Vangeli gnostici, di infanzia, ma sono tantissime le fonti che poi sono state attribuite alla storia di Gesù. Mentre quelle canoniche sono solo una parte, se vogliamo, di tutto il mondo della cultura diciamo cattolica. Se posso dire una cosa, ecco, non solo di quella lista, poi bisogna fare secondo me una dovuta considerazione, però ecco, intanto la prima cosa che bisogna dire è che fino al IV secolo, e questa è una cosa che spiego sempre perché è molto importante, fino al IV secolo, quindi fino a quando poi il cristianesimo non diventa, e attenzione, il cristianesimo di stampo cattolico, non diventa la religione ufficiale dell'impero, fino al IV secolo il cristianesimo non vi è un'idea del cristianesimo di ortodossia, cioè ogni scuola cristiana, ogni comunità cristiana si autogovernava, si autogestiva, a cui era a capo quindi un vescovo o un maestro venerabile, e ogni scuola cristiana si definiva ortodossa.
Quindi la scuola, per esempio, di Roma poteva essere in contrapposizione con quella in Egitto, di quella di Alessandria, con quella di Antiochia, con quella di Gerusalemme, con quella di Cartagine. Perché? Perché ogni scuola rivendicava un proprio insegnamento derivante da un libro, quindi da un testo che secondo loro arrivava dalla, dal periodo apostolico. Però, per esempio, in quella lista noi abbiamo, faccio un esempio, il cosiddetto Vangelo di Tommaso, che è inserito nei Vangeli gnostici, ma oramai la critica moderna, quindi stiamo parlando sempre di critica accademica, quindi che anche una critica accademica vicina al campo confessionale non nasconde più il fatto che, per esempio, il Vangelo di Tommaso può essere tranquillamente considerato un quinto canonico, perché è stato scritto nello stesso periodo dei Vangeli canonici e c'erano tanti detti di Gesù, che si pensava fossero mai perduti, che sono invece considerati molto importanti proprio alla ricerca di quel famoso Gesù storico. Ma, per esempio, poi possiamo parlare del Protovangelo di Giacomo, ecco, dei Vangeli giudeocristiani che nel secondo secolo erano considerati fondamentali. Così come, per esempio, tanto per concludere, il Vangelo di Giovanni o l'Apocalisse di Giovanni hanno avuto enormi difficoltà prima di essere considerati effettivamente canonici. Cioè, prima di Ireneo di Lyon, quindi prima della fine del secondo secolo, il Vangelo di Giovanni era considerato un Vangelo gnostico in piena regola e non era accettato da nessuna comunità, se non appunto le comunità gnostiche. Solo da Ireneo di Lyon c'è stata un'accettazione del Vangelo di Giovanni. Poi l'Apocalisse non ne parliamo, soltanto a partire dal terzo o quarto secolo. Grazie Francesco, abbiamo altre domande dalla regia, prego regia. Ci scrive Enzo Esposito, buonasera Enzo, come mai Gesù non lasciò nulla di scritto? Allora, la prima spiegazione, che è quella più spicciola, ecco, quella più semplice, è che molto probabilmente Gesù, e non lo dico per denigrare o altro, ma è proprio appellativo così, ecco, era fondamentalmente, quasi certamente un ignorante, cioè quindi una persona non molto istruita. Sebbene la tradizione cristiana gli dia invece un certo grado di istruzione, perché in quanto rabbi, maestro, che sapeva quindi leggere le scritture, quindi sapeva leggere il rotolo delle scritture, si dice che sapesse anche parlare in parte il greco, l'ebraico, che era considerata la lingua alta, a differenza invece dell'aramaico, che era la lingua più popolare. Una spiegazione potrebbe essere questa, spiegazione che danno alcuni studiosi. Altre invece, per esempio, che così come i grandi maestri dell'antichità, per esempio Socrate non ha lasciato niente di scritto, un'altra spiegazione potrebbe essere questa, cioè rifiutava una tradizione manoscritta, o anche perché, una terza spiegazione, che è presente nei Vangeli, in alcuni suoi detti, era talmente ovvio per Gesù che il regno di Dio si sarebbe instaurato in quella stessa generazione, che molto probabilmente non serviva a scrivere nulla. Perché? Perché il regno di Dio si stava per assolvere, dicevo ancora una volta, in quella stessa generazione. Attenzione, il regno di Dio prettamente politico, non dimentichiamolo. Quindi magari possiamo poi approfondire questo aspetto, se volete. Quindi alcune spiegazioni sul perché Gesù non abbia scritto qualcosa potrebbero essere queste. Grazie Francesco, d'altronde diceva Socrate, lo scritto ha bisogno del padre, con questa motivazione non lasciò dietro di sé nulla di proprio pugno. Abbiamo altre domande dalla regia, prego, ci scrive Cosimo Agostino Sosto, buonasera Cosimo. Buonasera, volevo sapere se l'Arca dell'Alleanza era già andata perduta ai tempi di Gesù. Grazie Cosimo, sì, sì. Prego Francesco. Sì, 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 la risposta è semplicissima, sì. Ma già l'Antico Testamento, quindi già in epoca post-esilica, si parla poco e niente dell'Arca dell'Alleanza già andata perduta. Poi i tempi dei Maccabei non ne parliamo, quindi stiamo parlando tra il secondo e il primo secolo avanti Cristo, anche in quel caso non si parla più dell'Arca dell'Alleanza, quindi è entrata poi nell'alone della leggenda, diciamo così, nonostante si dica che è custodita dalla comunità etiope, se non mi sbaglio, però anche lì si fanno tante voci in merito sull'Arca dell'Alleanza. Grazie Francesco, c'è qualche altra domanda, poi continueremo dopo. Ci scrive Tony Vertola. Tony Ventola, buonasera Tony. Maurizio De Rosa, mai creduto a quello che dice la Chiesa, sono diventato ateo durante il catechismo, avevo 9 anni. Grazie Tony. Francesco, a te, com'è possibile che poi si verifichi questo tipo di atteggiamento? Dov'è la distonia
tra quello che viene evidentemente professato e quello poi che storicamente ci viene tramandato. Perché sostanzialmente quando si deve creare una religione è ovvio che si creano dei parallelismi, è inevitabile. Io ho avuto modo molto tempo fa, quando ho iniziato a scrivere il mio primo libro, quindi avevo necessità di dovermi confrontare con alcuni studiosi, anche se ero ancora all'università al tempo, ecco, stavo comunque cercando di trovare una quadra su alcune cose e ho avuto modo di confrontarmi con un importante teologo, docente dell'Università Teologica Italia Settentrionale, che è sita a Torino, non voglio fare il nome perché magari forse non vuole essere citato, il quale chiarissimamente mi disse che esiste una cosiddetta versione per le famiglie, una versione per gli studiosi quando si tratta, no, di approcciarsi alla Bibbia. E io capii subito quel tipo di ragionamento, poi quel tipo di ragionamento non solo l'ho compreso al tempo, ma poi più passava il tempo e più divenne chiaro, cioè il fatto che, dicevo, quando si costruisce una religione è evidente che se si vuole combaciare l'aspetto fideistico religioso, anche se mio modestissimo parere, spero di non offendere nessuno, per me religione e fede sono due cose completamente differenti e separate, però dicevo, quando si vuole inserire tutto questo all'interno, nella stessa sfera, nello stesso connubio, è evidente che se ci sono poi delle evidenze storiche o di plausibilità storica, queste possono andare a cozzare con la religiosità. Cioè, perché, tanto per fare un esempio, perché degli scritti di Omero, degli scritti di Platone, anche se lì poi si può anche parlare, o degli scritti di Esiodo, non si è mai fatto sostanzialmente una reinterpretazione? Perché su quegli scritti non si è mai costruita sostanzialmente una religione. Perché invece sui Vangeli o sulle vicende che hanno potuto interessare il possibile Gesù storico si è fatta una continua reinterpretazione e una continua giustificazione di quegli eventi, giustificazioni che sono presenti, per esempio, nella letteratura apologetica antica, a partire da Giustino fino ad arrivare, per esempio, ad Eusebio di Cesarea, ad Agostino. È perché c'è la necessità di costruire una religione. Questa costruzione di questa religione è presente negli scritti dei padri apologeti, che devono non solo giustificare quello che loro stanno scrivendo, non solo devono giustificare l'elemento stesso della crocifissione, che al tempo era un elemento scandaloso, perché chi veniva crocifisso erano o gli schiavi o i nemici di Roma, e dato che Gesù non è assolutamente considerato schiavo nelle fonti che noi abbiamo, per esclusione, l'altra soluzione, ecco, è che era considerato nemico di Roma in quanto crocifisso, e quindi di fronte all'elemento storico della crocifissione, dove appunto Gesù appare come un chiaro capopopolo nemico di Roma, e lì allora bisogna reinterpretare, quindi bisogna creare l'altra versione. L'altra versione è: no, ma Gesù doveva necessariamente morire per salvarci dai peccati, eccetera, eccetera, eccetera. Ed è una giustificazione che, ripeto, si può trovare tranquillissimamente negli scritti dei padri apologeti, e che più volte ho commentato anche nei vari video che puoi tranquillamente trovare in rete su YouTube. Quindi, grazie Francesco. Ecco, concludo, una giustificazione, una spiegazione potrebbe essere questa. Ti ringrazio, purtroppo abbiamo diverse domande, per dare qualche adito maggiore ai nostri amici ho necessità dei tempi. Prego regia, ci scrive Enrico Reggiani, buonasera, se Gesù era quella brava persona che la Chiesa dice, perché mandarono 600 militari romani a prenderlo per poi processarlo? Era forse una sorta di miliziano? Allora, cerco di essere breve, promesso. Sì. Questo fatto dei 600 uomini è spiegato nel Vangelo di Giovanni. Qua nel Vangelo di Giovanni dice che presso il Getsemani, quindi presso il Monte degli Ulivi, ecco, arrivò ad arrestare Gesù una coorte di soldati. La coorte, che deriva dal termine greco speiran, è la decima parte di una legione romana. Solitamente la legione romana può contare dai 3.000 fino ai 4.000 uomini, se non di più, e quindi si dice che solitamente quella coorte era composta dai 450 ai 600 soldati ben armati. E ovviamente uno si chiede, ma com'è possibile, se Gesù era insieme a pochi suoi apostoli e
e professava pace e amore, perché 600 soldati romani andare ad arrestarlo? E poi, se uno comincia ad incrociare le fonti evangeliche, ecco, comincia a scoprire che, per esempio, nel Vangelo di Luca, Gesù ordina ai suoi di armarsi, quando dice comprate una spada, vedete il mantello, comprate una spada, e nonostante la traduzione italiana dica maestro, ecco qui due spade, Gesù dice basta, in realtà quel basta nell'originale greco che è eikanonestin, cioè significa bastante una è, proprio tradotto così letteralmente, cioè ne basta una di spada, e poi quelle spade vengono effettivamente usate, sempre nel Vangelo di Luca, quando arrivano i soldati, anche se nel Vangelo di Luca non si parla di questi, di questa corte, e gli discepoli dicono a Gesù, ma dobbiamo usare le spade? E la spada viene effettivamente usata, tant'è che Pietro, così come è scritto nel Vangelo di Giovanni, mozza per esempio l'orecchio al servo del sommo sacerdote. È un morto. Grazie Francesco. Ancora continuiamo dalla regia. Edoardo, ti do subito la parola dopo questa domanda. Enzo Esposito, i rotoli del Mar Morto parlano di Gesù? Grazie Enzo. Francesco. No. Allora, inizialmente, dato che nei rotoli del Mar Morto si parla sostanzialmente del cosiddetto maestro di giustizia, e dato che gli insegnamenti di Qumran, quindi i rotoli del Mar Morto, sostanzialmente sembrano essere molto similari a quelli del primo cristianesimo, allora inizialmente si era pensato, in questo grande fervore, che si stesse parlando, quando si viene scritto il maestro di giustizia, si stesse parlando di Gesù in qualche modo, ma in realtà il maestro di giustizia si è identificato poi essere un personaggio vissuto tra la seconda, tra il secondo secolo e il primo secolo avanti Cristo. Quindi quando ci fu un cambio di potere al Tempio di Gerusalemme e alcuni, sì da Gerusalemme, alcuni sacerdoti importanti decisero di trasferirsi presso le rive del Mar Morto e formare quindi questa comunità monastica. E quindi sostanzialmente no, non si parla di Gesù, ma è interessante che a Qumran, quindi attraverso il rotolo del Mar Morto, si siano trovate tante coincidenze invece con il movimento cristiano, questo sì. Quindi molto probabilmente ci sono stati dei contatti fra i primissimi cristiani, quelli che noi identifichiamo come i giudeo-cristiani, identifico come i gesuani, e gli esseni di Qumran, molto probabilmente sì. Grazie Francesco, perdonami Edoardo, la regia mi impelle con cioè un'altra brevissima domanda, perché ne abbiamo veramente tante. Ci scrive Gennaro Iovino, buonasera Gennaro, la differenza tra Gesù e Maometto è così abissale? Francesco? In alcuni casi sì, quando si tratta sempre, allora anche qui, netta distinzione fra il Gesù di carta, quindi il Gesù evangelico, e il possibile Gesù storico. Perché se noi identifichiamo il possibile Gesù storico come quel Gesù messia ebraico inserito sempre nel recinto di quell'ebraismo intransigente che aveva come unico scopo la cacciata dei romani del popolo straniero per riconquistare la terra promessa, eccetera, e allora lì, in quel carattere intransigente, molto probabilmente ci sono molti avvicinamenti tra Gesù e Maometto, quindi il carattere monoteista, il carattere intransigente già citato, il carattere battagliero, guerrigliero, anche in questo caso. Dall'altra, però, se noi pensiamo al Gesù dei Vangeli, quindi al porgi l'altra guancia, ama il tuo nemico, quindi non un carattere guerrigliero, non un carattere di guerra, ma un carattere di puro pacifismo, da figlio dei fiori, allora lì le differenze potrebbero anche essere abissali. Non dimentichiamoci anche però che quando nasce l'Islam, tra il VII e l'VIII secolo d.C., nasce in un momento in cui il cristianesimo è molto forte, l'ebraismo cede sempre di più il passo, e appunto l'Islam riesce a trovare terreno molto fertile, soprattutto nelle regioni orientali, dove il cristianesimo invece non è riuscito ad attecchire. E quindi lì più che altro è una battaglia, anche qui mi perdoneranno le persone più sensibili, sono così forse brutale, una campagna anche di marketing nel presentare un'offerta religiosa, quella più conveniente all'epoca, era così purtroppo, ahimè. E questo riguarda anche la reinterpretazione ebraica del basso medioevo, dell'alto e del basso medioevo, però poi quella è un'altra questione, non voglio andare... Ne ragioneremo magari in sede di una successiva trasmissione.
Volevo ancora ricordare ai nostri amici telespettatori che se il nostro lavoro è di vostro gradimento di lasciare un mi piace al nostro video e a questo video e se interessano le tematiche che noi trattiamo di potersi iscrivere al nostro canale per restare sempre aggiornati in nostra compagnia con i nostri programmi. Edoardo, cosa chiediamo a Francesco? Facciamo la domanda delle domande, parliamo proprio di questo Gesù storico, perché hai fatto un breve passaggio e quindi però ti faccio la domanda mirata perché voglio entrare nell'argomento. Sappiamo che Gesù è il frutto del periodo storico della Palestina del primo secolo, che era un territorio ampiamente difficile da un punto di vista sociale, perché c'erano i romani che da una parte cercavano di prendere il predominio e gli ebrei che dall'altra parte cercavano proprio di combatterli per cacciarli e liberare la Palestina da quello che erano questi territori invasi dai romani. E quindi il Gesù storico in questo contesto, perché hai fatto un breve accenno sulla questione proprio di Gesù, quando abbiamo fatto la domanda dei militari che sono andati a prenderlo sul monte. Perché si pensa ancora oggi ci sia un filone di letteratura che vuole che questo Gesù in realtà era un ribelle rivoluzionario e non, o perlomeno parliamo della figura storica, non parliamo del Cristo. Quindi la figura storica che era più che altro un ebreo del suo tempo che aveva voglia di cacciare i romani e quindi di liberare la Palestina, il mondo ebraico dai cattivi romani. Allora, questo filone che tu hai citato, no, del Gesù combattente, è il filone che ho sposato io non per ideologie o altro, perché, ecco, come dicevi tu, no, molte volte si fanno questi ragionamenti, si imbracciano questi studi perché si è mossi da anticlericalismo, anticristianità o antireligiosità o altro, assolutamente no. O, come dicevi giustamente tu, dato che Gesù è un ebreo del suo tempo, non ha mai voluto abbandonare il recinto ebraico che lo ha cresciuto e lo ha formato. Il fatto che discutesse con i farisei, quello fa parte della tipica discussione fra i dottori dell'ebraismo e non solo, quindi è la chiara proprio discussione ebraica del tempo, il fatto che appunto si parlasse delle varie questioni riguardanti la legge ebraica. Dicevo, il fatto che Gesù fosse ebreo a 360 gradi e che tutte le fonti ci dicono che Gesù era un messia, quindi prima della reinterpretazione paolina cristiana, dove appunto il Cristo diventa qualcos'altro, il messia ebraico è solo ed esclusivamente quella figura che deve liberare a quei tempi il popolo di Israele, perché a quei tempi era fortissima l'attesa messianica e l'avvento del regno di Dio politico che doveva instaurarsi sulla terra. E il fatto che per esempio anche Gesù sia stato condannato alla croce, e tutto questo lascia condurre soltanto a questa, secondo me, a questa strada. Ripeto, poi uno è aperto a qualsiasi altra soluzione, a qualsiasi altra, non so, a qualsiasi altro spiraglio che si può, per esempio, aprire all'orizzonte. Però attualmente, se noi ci basiamo sulle fonti nude e crude, quindi lontane da ogni reinterpretazione cristiana, lontana da ogni altra questione, l'unico concetto, quindi l'unico modo per poter identificare quel Gesù è appunto quel Gesù messia politico. E non c'è altro modo, cioè, dico quest'ultima cosa, ecco, prima c'erano i miticisti, quelli affermano, ecco, su Gesù e sul Nuovo Testamento si è inventato tutto quanto è una creazione, tutto quanto è frutto di quell'influenza dei miti greci, latini e dell'Antico Testamento. Io dico, ok, ma proprio per il periodo storico di riferimento, quindi la tesa messianica, le guerre giudaiche, che hanno contraddistinto quel periodo dal 70 al 135 d.C., che è il periodo in cui i Vangeli sono stati scritti. Com'è possibile che, di fronte alla chiara invenzione, se diamo fede ai miticisti, di fronte a quella chiara invenzione si sia inventato anche la crocifissione che dipingeva Gesù esclusivamente in quel modo, come un nemico di Roma? Cioè, anche il periodo storico non coincide proprio con la convenienza di inventare quella figura lì. Quindi è evidente che
c'è stato un fondo di verità storica derivante dalla crocifissione. E se c'è un fondo di verità, e concludo, riguardante la crocifissione, l'unico modo di identificare la crocifissione è nemico di Roma e quindi nemico dello Stato e agitatore politico, purtroppo. Mi dispiace, ecco, per le persone sensibili che ci stanno ascoltando, ma se vogliamo ragionare storicamente, per me è l'unica soluzione. Grazie Francesco. Regia, abbiamo domande? Sì, mi danno conferma dalla regia. Prego. Edo da Novara, buonasera Edo. Una curiosità per Francesco. Alla luce dei tuoi studi, ci sono possibilità che la fede nel Gesù Mescià davidico, quindi religioso, possa combaciare con la figura profeta apocalittico itinerante? Grazie Edo, a te Francesco. Se ci rifacciamo alla figura religiosa cristiana, no. Perché la figura religiosa cristiana aveva un altro tipo di messaggio. Quindi aveva un messaggio salvifico, ma salvifico a livello universale. Se invece ci rifacciamo al Messia davidico religioso, ma religioso del suo tempo, allora sì, in quanto religione politica, soprattutto nell'ebraismo del tempo, combaciavano. Cioè, sostanzialmente erano la stessa cosa. I politici del tempo, se vogliamo i romani, i politici del tempo erano i farisei, i sadducei, gli scribi e gli anziani. Quindi coloro che detenevano la cosa pubblica erano coloro che detenevano anche la predominanza del culto. Quindi il fatto che Gesù fosse un profeta apocalittico, itinerante, anche un messia di carattere religioso, e la predicazione religiosa era anche una predicazione di tipo politico, quindi assolutamente si combaciano. Grazie Francesco, ne abbiamo altre, poi dopo ne voglio fare una io. Ci scrive Ervit Selimbasic, buonasera Ervid, dal momento che Gesù è il Messia degli ebrei, come finisce per diventare quello dei cristiani? Seconda domanda, Gesù come Messia fallisce dal punto di vista ovviamente degli ebrei, che credo attendessero una figura più militare che quasi, insomma, pastorale. Prego Francesco. Allora, ricollegandomi alla risposta che hai dato, quindi rispondo prima alla seconda domanda. Sì. Una figura militare e che fosse una figura militare vincente, cioè doveva vincere, non doveva essere assolutamente sconfitto. Il fatto che si associ alla sconfitta, alla crocifissione di Gesù, la cosiddetta profezia del servo sofferente presente in Isaia, nessun ebreo accetta che quella profezia, quella figura del profeta Isaia sia associabile al Messia. Tutti gli ebrei, quindi dall'antichità a oggi, affermano quella figura è Israele, e Israele è tutto, non è il Messia, perché il Messia deve vincere, deve risultare vincitore, in quanto il Messia è mandato da Dio, e un Messia mandato da Dio non può perdere, altrimenti va a perdersi proprio quella valenza, no, di autorità divina che in quel momento il Messia sta in qualche modo rivestendo. E per quanto invece riguarda la prima domanda... La prima domanda invece è ecco, come finisce per diventare quello dei cristiani? Qui è appunto la reinterpretazione paolina, già citata all'inizio, secondo cui appunto Paolo reinterpreta. Paolo è un ebreo ellenista ed è diverso da un ebreo di stampo prettamente giudaico. Gli ebrei ellenisti sono quegli ebrei, è un pochino come Filone d'Alessandria, quindi uno dei più importanti filosofi ebrei ellenisti dell'antichità, cioè ebrei che inseriscono categorie logico-filosofiche, simboliche, metaforiche all'interno dell'Antico Testamento. Antico Testamento che in realtà in origine è un testo profondamente pragmatico, profondamente materiale, quindi molto concreto, che non riconosce il valore filosofico sostanzialmente. E quindi invece Paolo, che fa parte di quella scuola, quindi ebreo ellenista, quindi forte alla cultura greca, alla cultura filosofica e non solo religiosa del tempo, e trasforma quel Cristo, quel Christos, in una figura soteriologica, cioè salvifica per tutti, qui non soltanto per gli ebrei. Ma poi Paolo si spreca in altre reinterpretazioni, non si rimane soltanto al Cristo, ma magari poi ne parleremo. Francesco, ti volevo chiedere che cosa accade, visto che è quasi unanime e comune il silenzio almeno dei quattro Vangeli canonici, dallo smarrimento di Gesù nel Tempio, quindi immaginiamo dai 12 anni,
sino all'attività, poi all'inizio della vita pubblica, che dovrebbe essere datata intorno ai 30 anni di Gesù, considerato poi il triennio di predicazione prima della crocifissione e quindi della morte. Perché quel silenzio? Cosa è da immaginare? E se ci sono fonti alternative, esterne, che compensano o descrivono, al di là delle immagini simpatiche dei Vangeli apocrifi, se ci sono invece fonti più storiche che magari ci descrivano questo vuoto storico? Grazie. Mi hai rubato parte della risposta, perché i Vangeli apocrifi... No, ma ironicamente. Perché i Vangeli apocrifi, per esempio, colmano un pochino il vuoto, ma pochino, però tu hai detto, tu hai secondo me usato una parola molto sapiente, è un'immagine non simpatica, perché i Vangeli apocrifi, soprattutto quelli più tardivi, del terzo e del quarto secolo, ecco, offrono un'immagine molto di cultura popolare di Gesù, no? Un Gesù che compie dei miracoli straordinari o che addirittura fa dei dispetti anche ai suoi amici che magari gli fanno qualche torto. Quindi ovviamente siamo fuori da ogni pretesa storica per quanto riguarda quegli anni. Purtroppo non abbiamo nessuna fonte sicura, certa, anche di plausibilità storica, come dico sempre, che ci possa parlare di quegli anni. Ed è molto curioso che gli evangelisti non siano mai concentrati su quegli anni di Gesù. Sostanzialmente non si sarebbero, se proprio vogliamo essere puntigliosi, non sarebbero neanche concentrati sugli anni che vanno dalla sua primissima infanzia fino ai 12 anni. Quindi di vuoti storici ne abbiamo abbastanza. Se proprio devo trovare una giustificazione, o meglio una spiegazione a questo vuoto, ecco, ragionando, quindi tentando di ricostruire un pochino la figura umana di Gesù, se è vero che Gesù ha creduto di essere quel messia davidico che doveva liberare il popolo di Israele dal giogo straniero, è l'unica spiegazione, a mio parere, la può dare Giuseppe Flavio, perché Giuseppe Flavio in antichità giudaiche, quando descrive le varie scuole filosofiche, lui le chiama così, del tempo, che sono appunto i farisei, i sadducei, gli esseni, gli zeloti, quando parla di zeloti e di Giuda il Galileo, quindi colui che ha dato via effettivamente alla filosofia zelota a partire dal secolo dopo Cristo, ecco, dice una cosa Giuseppe Flavio che secondo me è molto interessante se volessimo analizzare la cosa dal punto di vista anche antropologico. Cioè Giuseppe Flavio dice che a causa di Sadoc, che è un fariseo che assieme a Giuda il Galileo ha fondato questa setta, e Giuda il Galileo, quindi a causa di questo loro temperamento, di questa loro guerriglia, eccetera, ecco, le loro figure hanno influenzato le generazioni successive. Quindi io mi immagino, volessi un pochino parafrasare Giuseppe Flavio, immagino questi due, quindi Sadoc e Giuda Galileo, gli influencer del tempo, che hanno ispirato, no, i giovani, gli adolescenti del tempo, non dimentichiamoci che Gesù è nato il 4 avanti Cristo, anzi prima anche del 4 avanti Cristo, perché Erode il Grande era ancora vivo, quindi Gesù aveva probabilmente dai 10 ai 12-13 anni, quindi il periodo anche del ritrovamento nel Tempio, e che sente le storie di Giuda il Galileo e in qualche modo viene influenzato da quelle storie meravigliose di questo grande condottiero, e magari lui dice, ma chissà, magari in futuro potrei anche io liberare il popolo di Israele, visto questa grande figura importante, perché, e concludo, Giuseppe Flavio ne parla in quanto è collaboratore romano, parla degli zeloti come una disgrazia per Israele, ma noi cerchiamo di entrare nell'ottica del tempo, quindi di molti ebrei che sentivano stretta la presenza dei romani e vedevano invece Giuda il Galileo come un grande liberatore, come un grande partigiano antiromano, e che bisognava magari prendere ad esempio, e magari, chi lo sa, anche imitare in futuro. Grazie Francesco. Edoardo, a te prima di dare la parola al pubblico verso la conclusione. Prego. Sì, hai introdotto un argomento interessantissimo. Io ho detto che sono un appassionato di questa materia. In passato sono stato anche un sostenitore di quello che si chiama in gergo tedesco la scuola arpiolide, che è una scuola di pensiero che voleva che Gesù in realtà fosse il figlio di Giuda il Galileo. Ecco, non entriamo troppo in questa tematica che ci perdiamo, però io una volta ti ho scritto e tu mi hai risposto che Gesù era di Gamala. Ecco, mi vuoi rispecificare questo? Gesù, secondo te, dove era nato?
Allora, i Vangeli ci dicono che la sua città natale era Nazareth, o comunque viveva a Nazareth, ecco, diciamo così, perché poi, per esempio, il Vangelo di Matteo ci parla di Betlemme, quindi anche qui c'è una discrepanza, certamente interessante, ma si parla di Nazareth, si parla di Nazareth però per assecondare quel epiteto, no? Quell'appellativo associato a Gesù c'è il Nazareno o il Nazireo, molto probabilmente, quindi una persona che ha fatto un preciso voto al suo Dio. Però a parte questo, quindi, dato che Nazareth al tempo, molto probabilmente, come dicono per esempio molti archeologi, molto probabilmente non esisteva o comunque non era un grosso centro abitato, come invece i Vangeli ce lo vogliono dipingere. Ma il Vangelo di Luca ci fa anche una descrizione del paese natale di Gesù, quindi di questa Nazareth. Quindi un paese che sta sull'alta cima di un monte e dove è presente oltretutto una sinagoga. Peccato che, secondo quelli che sono tutti i trovamenti archeologici, la vecchia Nazareth, perché adesso Nazareth è molto più grande ovviamente, però la vecchia Nazareth non si trovava certamente sulla cima di un monte e nella vecchia Nazareth molto probabilmente, anzi, certamente non aveva una sinagoga. Quindi di quale città, di quale paese, anzi, stava parlando Luca quando si riferiva alla città natale di Gesù? E secondo quelli che sono stati gli studi di molti autori, è l'unico paesino, l'unico paese importante però da un punto di vista storico perché era la patria non solo di Giulio il Galileo e della famiglia di Giulio il Galileo, ma anche era un centro zelota importante, è appunto Gamala. Gamala che è situata vicino al cosiddetto mare di Galilea, si trova nella Golanide, quindi sulle alture del Golan, è vicino comunque al confine con la Galilea, ed è su un alto monte, ha una sinagoga, e oltretutto un'altra particolarità, e chiudo, un'altra particolarità, ecco qua abbiamo delle immagini. La sinagoga è vicino a un precipizio e si parla appunto del Vangelo di Luca che volevano prendere Gesù, quindi lo tirarono fuori dalla sinagoga e volevano gettarlo in quel precipizio. Quindi ci sono certi elementi che ci possono far pensare che magari in quel momento gli stesse parlando di Gamala e non di Nazareth. Grazie Francesco, diamo spazio al nostro pubblico, prego regia. Ci scrive Sebastiano Tedde. Ciao Sebastiano, Gesù dava fastidio al Sinedrio? Grazie Sebastiano, a te Francesco. Allora, se consideriamo che il Sinedrio era quasi esclusivamente formato dai Sadducei, cioè i Sadducei decidevano l'establishment vero e proprio, perché i Sadducei erano chiaramente collaborazionisti dei Romani, e se Gesù era effettivamente un simpatizzante antiromano, diciamo così, senza andare troppo nello specifico, e allora sì, molto probabilmente certo che gli dava fastidio, perché Gesù voleva rompere quello status quo che si era creato. Mentre se pensiamo ai dibattiti fra Gesù e i farisei, lì non è un fastidio di stampo politico, là, ripeto, scusate, una discussione che si aveva sempre da un punto di vista metodologico riguardante la legge. È proprio perché ai tempi di Gesù molte cose alla legge non erano chiare, i farisei avevano una loro tradizione orale nel voler spiegare la legge, una tradizione orale che poi, come ben sappiamo, è scivolata in quella che noi chiamiamo poi il Talmud, no? Le varie Mishnah, i vari Midrashim e altro, quindi le spiegazioni concrete della legge. E ai tempi i farisei avevano una loro tradizione orale, spiegavano a loro modo la legge, Gesù diceva, in quanto rabbi, diceva guardate che in realtà le cose stanno in quest'altro modo. Ma quel litigare, che noi adesso traduciamo così come un litigare, era una discussione che ancora oggi è normale nell'ebraismo. Quindi la discussione concreta, il mettersi in discussione per l'ebraismo era una cosa normale. Cosa diversa invece per chi era al Sinedrio e quindi per i Sadducei. Lì allora la questione è molto più politica, quindi certamente diversa. Grazie Francesco, prego regia. Stiamo cercando, ma ce ne sono veramente tante. Anzi, ci scusiamo con i nostri amici telespettatori se non riusciamo a mandarle tutte, sono tantissime, però le sottoporremo successivamente al nostro ospite. Ci scrive Enzo Esposito, all'epoca di Gesù c'erano altri profeti come lui? Grazie Enzo, a te Francesco. Sì, assolutamente sì. Come dicevo, tutto il primo secolo è contraddistinto da questo fervore messianico.
ovviamente quando parlo del primo secolo parlo dal primo anno del primo secolo dopo Cristo fino al 70-72, quando poi gli ebrei hanno perso sostanzialmente contro i romani. Ma il favore messianico era veramente forte, i profeti messianici erano veramente tantissimi e tutti questi sono finiti in un solo modo. Sono morti nel momento in cui i romani li acchiappavano, sono morti crocifissi. Quindi questo è un altro punto a favore, quella prova iniziale di cui dicevo prima, quando si parla di Gesù crocifisso, la tradizione cristiana, la giustificazione cristiana è necessariamente doveva morire per salvarci dai peccati, eccetera, eccetera. Se dobbiamo ragionare da un punto di vista puramente storico e se ragioniamo sui colleghi di Gesù che sono morti, anche loro crocifissi, quindi profeti messianici, l'unica giustificazione da dare è che Gesù era come gli altri, quindi un sobillatore antiromano, tant'è che chiudo anche il cosiddetto Titus Crucis, no? L'Imri, Titus Crucis, Jesus Nazarenus Rex Iudeorum, no? E costui si è voluto fare re, Gesù Cristo, re dei giudei, la giustificazione della sua condanna. Perché Gesù è stato condannato? Perché ha tentato di farsi re, come gli altri profeti messianici. Grazie Francesco. La motivazione della sua condanna era scritta in ebraico, in latino e in greco. Io ti faccio una personale domanda, la mia ultima, siamo nei minuti conclusivi. Due lauree, una in scienze filosofiche ed un'altra in filologia moderna, quindi il tuo un viaggio nel testo, nell'ipertesto, un viaggio nelle parole, oltre che nella storia, nella definizione del profilo di un uomo, lo ripeto così come detto all'inizio, che è un personaggio chiave della storia al netto delle valutazioni divine ed umane, è un personaggio chiave della storia dell'umanità, ma soprattutto di una pagina di storia importantissima che poi genera anche la nostra società, la nostra modernità. La tua personale posizione, cioè tu sei un uomo di fede? Se sì, di quale, cioè qual è la tua visione di Gesù e chi è per te Gesù? Allora, io come dico sempre, e anche prima ho fatto questa distinzione, una differenza sostanziale fra religiosità e fede, perché la religiosità è una cosa e la fede è un'altra. Per alcuni sono due, diciamo così, due mezze sfere che ne poi chiudono una soltanto, e per me invece sono due cose completamente distinte. La religiosità, secondo me, e spero sempre di non offendere nessuno, è dogmatismo, è seguire le regole ferre, quindi come diceva anche Tertulliano, un credere nell'assurdo, cioè credo perché è assurdo. Credo quello. Esattamente. Mentre secondo me la fede, che è scevra da ogni religiosità e da ogni dogmatismo, è libera di credere in qualcosa. Io mi considero uomo di fede in quanto penso che ci sia stato un'origine di qualcosa, un'origine razionale di qualcosa all'inizio della nostra storia. Non so come definirla. C'è chi la definisce Dio, chi Allah, chi Buddha, chi magari, ecco, la mente razionale dell'universo, il grande ordine universale, il tutto, l'uno. Sono state tantissime definizioni nella storia. Non saprei come definirla, però penso che, in quanto uomo di fede, di questo tipo di fede, penso che qualcosa ci sia stato. E se devo pensare a Gesù, e se devo ragionare come storico, Gesù è quel personaggio, quel messia ebraico che credeva in una causa, credeva fortissimamente in una causa e che è morto per quella causa. E secondo me bisogna avere rispetto per un uomo che credeva nella liberazione del suo popolo e che è morto per un qualcosa in cui lui credeva fermamente. Questo sì. Ti ringrazio Francesco, siamo davvero in conclusione. Io interpretando il sentimento come sempre della nostra redazione, ma di tutti i nostri amici telespettatori, ti ringrazio per l'ora che ci hai dedicato e ti do il benvenuto nuovamente per la prima volta nella nostra trasmissione. Ovviamente da qui io la rilancio e ti rinvito anche attraverso poi il contatto di Edoardo ad essere presente, perché l'argomento è amplissimo ed interessantissimo, a condividerci altre pagine del tuo percorso, della tua esperienza e delle tue ricerche. Edoardo, un saluto ai nostri amici, siamo veramente in conclusione e li aggiorniamo. Velocissimo, grazie Francesco, rinnovo l'invito che poi ci rivedremo poi l'anno prossimo. Ciao.
Allora, grazie a Francesco Esposito, un ringraziamento a Ciro Gaglione dalla regia, un saluto ad Edoardo Orma, io ringrazio tutti i nostri amici telespettatori per averci scelti anche questa settimana e restate aggiornati con i nostri programmi. Appuntamento alla prossima settimana. Con questo è davvero tutto, buonasera da Salvatore Verini.